Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robify Models, ancora una volta per una recensione della serie aeronautica militare, la collezione della Centauria dedicata al centenario dell'aeronautica militare che sarà quest'altro anno, nel 2023. Abbiamo a che fare con la sesta uscita, l'F-86 Sabre, nei colori spettacolari della pattuglia del cavallino rampante, pattuglia che volò praticamente dal 59 al 61. Prima di cominciare però vi chiedo di mettere un like al video se vi piacerà, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò uno di questi video. Bene, come vedete davanti a me ho la confezione ancora in tonsa di quest'uscita. Andiamo a darle una controllata perché poi alla fine darò un voto. La confezione è praticamente a posto, sia davanti che dietro. Ottimo. Perfetto. Quindi il voto sarà senz'altro alto per la voce confezione, oppure per il packaging. E andiamo adesso ad aprirla e poi vedremo... controlleremo come sarà fatto il fascicolo e il modello soprattutto. Ok, ho tirato fuori il tutto. Come vedete a sinistra c'è il fascicolo, a destra c'è il modello. Ora daremo un'occhiata al fascicolo, poi controlleremo nel dettaglio il modello. Perfetto. Il fascicolo, come vedete, è tenuto nella sua posizione da questo cartonato. Una buona idea per non far arrivare questi fascicoletti praticamente, perché sono di pochissime pagine, in condizioni pietose. E tutto parte con una copertina che ci mostra l'F-86E del secondo stormo, questa volta non del quarto. Quindi questi F-86E erano basati a Cameri, vicino Novara, e sotto abbiamo il disegno dell'86 del cavallino rampante, della pattuglia, quello che analizzeremo dopo. Apriamo e vediamo un po'. Il fascicolo inizia naturalmente con la seconda pagina che dà tutte le informazioni sugli abbonamenti, su tutto quello che è questa collezione della Centauria, ma noi lasciamo perdere perché andremo troppo per il lungo. Mentre qui nella parte bassa possiamo vedere il rimando alla prossima uscita, che sarà tra due settimane, e che riguarderà il Reggiane RE 2005 Sagittario, un altro bel caccia della Seconda Guerra Mondiale di una industria che purtroppo non c'è più, la Reggiane per l'appunto. Poi continua con l'analisi solita del velivolo. Vediamo qui, andiamo sulle immagini per prime, vediamo qui quattro velivoli appunto del quarto stormo che era basato a pratica di mare, nel raccordo per andare al decollo, e la descrizione del velivolo stesso. Qui naturalmente c'è molto da leggere. Io direi di saltare perché posso darvi qualche informazione io di mia iniziativa. Praticamente l'F-86E era un caccia che è stato immesso in servizio alla fine del... è stato progettato nel 1947, è entrato in servizio in tempo per fare la guerra di Corea, per battersi contro i famosi MiG-15, in codice NATO erano chiamati Fago, e appunto nella guerra di Corea. E purtroppo per lui, nonostante avessero il record di vittorie, perché i MiG-15 erano molto agili ad alta quota perché erano piccoli e potenti, ma a bassa quota avevano delle grosse difficoltà, le medie e basse quote, mentre questo velivolo qua aveva un'ala molto efficiente, efficace, aveva un H-009 che era praticamente un quasi simmetrico e aveva anche un buon armamento. Vedete qui nel muso i tre cannoncini, tre di qua e tre di là ne aveva naturalmente,
e quindi ha avuto buon gioco contro il Mi-15, però mostrò delle pecche non indifferenti che portarono poi dopo il 1953, quando finì la guerra di Corea, alla costruzione dell'F-104, proprio per sostituire velivoli come questo che avevano problemi di un certo tipo. In realtà l'Italia non ebbe l'F-86 della North American, ma il CL-13 della Canadair, cioè la versione canadese del F-86, perché la Canadair aveva avuto in concessione la costruzione di un certo numero di F-86 per l'aviazione canadese. E il surplus di questi velivoli venne ceduto all'Italia e noi li utilizzammo in varie versioni. Anzi, no, in varie versioni. Utilizzammo questa versione come F-86, 86E. Poi venne la successiva, ma era un pochino diversa da questa, cioè era uguale solo nella parte finale, forse un pochino, ma tutta la parte frontale era tutta diversa ed era la versione F-86K. Ok. Chiudiamo questo discorso perché altrimenti si fa molto lungo e andiamo al paginone centrale. Il paginone centrale ci mostra un bellissimo disegno di questa macchina, come vedete, che ci dà un'idea della livrea così sgargiante di questo velivolo. All'epoca le pattuglie acrobatiche, diciamo dell'epoca pattuglia acrobatica italiana, quindi la PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, cioè le frecce tricolori in pratica, intendo, c'era l'accordo che ogni 2 anni circa i vari stormi, i più grandi, il quarto, il secondo, il quinto, costituivano una pattuglia acrobatica come dimostratori delle capacità dell'aeronautica italiana. E per 3 volte, praticamente nei primi anni 50, poi verso la fine, toccò al cavallino rampante, cioè al quarto stormo. Nella fascia bassa, invece, ci sono le varie versioni dell'F-86 che sono state utilizzate da svariati paesi. Qui abbiamo quella inglese, la versione inglese, qui quella canadese, appunto, di cui pa vi parlavo, che era costruita dalla Canadair e aveva utilizzato anche dei motori molto più potenti del J-47 che utilizzava la nostra versione. Avevano utilizzato un motore Orenda, questo era il nome della ditta che lo costruiva, ed era un tantino più potente, quindi era molto più prestante. Poi qui c'è la versione tedesca e qui c'è la versione sudafricana. Ok, andiamo avanti. Qua troviamo, come al solito, la scheda tecnica. La scheda tecnica ci dice che il velivolo è datato 1950, come forse si può vedere, non credo, ma ve lo dico io. Era considerato un cacciabombardiere, più caccia che bombardiere, secondo me. Era costruito dalla North America Aviation Incorporated. Aveva un turboreattore General Electric J47 o J47 GE13DA con 2538 kg spinta. Aveva un'apertura alare di 11,30 m, una lunghezza di 11,43 m, quindi le masse erano perfettamente distribuite come nei migliori caccia. Non vado oltre per quello che riguarda le caratteristiche, chi è interessato si compra il modello e le legge tranquillamente. Nella pagina successiva ecco la versione K. Questa qui è la versione K che ha sostituito la versione E. Vedete, tutta la parte del muso, del naso, era modificata, c'era il radome per il radar di puntamento e tutta la parte di coda era stata inspessita per dargli un'utilizzazione diversa. C'è da dire un'altra cosa, che questa versione qui, come la versione E, aveva una caratteristica che gli aveva migliorato la maneggevolezza, perché i primi tipi avevano dei problemi di maneggevolezza, dovuti al fatto che i piani di coda, cioè quella parte lì, non erano abbastanza efficaci. La North American, dalla versione E, fece i piani di coda a movimento totale, quindi tutta quella parte lì si muoveva per far
dare modo al velivolo di avere delle reazioni alla cloche del pilota molto più rapide delle prime versioni. Andiamo avanti. Ecco qua, qui abbiamo la storia del pattuglia del cavallino rampante. Qui vediamo la formazione per l'appunto della quarta aerobrigata sulla sommità di un looping, bellissima questa foto, non l'avevo mai vista io, credo di non averla mai vista, ma ne ho viste tante che forse me lo sono dimenticato. Dunque, anche qui ci sarebbe da leggere tutta una serie di cose anche per dare un'idea dei grandi piloti che hanno comandato questa pattuglia. Il primo è stato, mi pare, Squarcina, uno dei più grandi piloti che ha militato anche nella pattuglia dei Diavoli Rossi a Ghedi, al Sesto Stormo, se non sbaglio, mi pare che fosse lui. E poi c'è stato anche, come gregario destro, il generale Ferdinando Sguerri, che allora non era generale naturalmente, però insomma personaggi che nell'aeronautica militare italiana hanno contato molto. Andiamo alla fine, e alla fine abbiamo la foto classica che porta appunto all'entrata del periodo della pattuglia acrobatica nazionale, perché questi F-86E, questi Canadair CL-13 per meglio dire, vennero alla fine del 61, vennero trasformati nella livrea con i colori classici della pattuglia acrobatica italiana, vedete, le frecce tricolori, e il reparto venne costituito di sana pianta a Rivolto, in Friuli, dove è rimasto fino ad oggi. Ok, mettiamo via il fascicolo e prendiamo direttamente il modello. E potrebbe essere interessante da leggere, quindi lo consiglio a chi non conosce bene la storia di questo velivolo. Ecco il modello. Il modello è in scala 1-200, nel blister mi sembra tutto a posto. Dietro abbiamo, come al solito, i timbri, i bolli della concessione, dell'aeronautica militare e dei servizi difesa. Quindi adesso diamo un'occhiata ulteriore. Sì, mi sembra tutto a posto. Sì. Quindi adesso apriamo il blister e guardiamo dettagliatamente il modello. Benissimo, abbiamo qui il modello, apriamo il blister, vediamo un po'. Qui abbiamo la base, adesso tiriamo fuori il modello con molta calma perché non vorrei rischiare di fare dei danni. Si è incastrato. Ecco qua, questa qui è la prima parte. Qui c'è il modello in sé e questa è la seconda parte, che mettiamo là. Ah, eccolo qua. Bene, qui ho il modello in mano, come vedete, gli sto dando la prima occhiata. Noto subito una particolare che non vorrei vedere. Cioè, questa parte della verniciatura del velivolo è chiaramente sghimbescia, nel senso che è proprio fatta malissimo. Ve la metto bella vicino così potete vederlo anche voi. Vedete? È proprio fatta molto male. Se per confronto vi prendo questa versione della Italeri di una decina d'anni fa, vedete com'è perfetta, è fatta benissimo. Purtroppo questo difetto di verniciatura nel modello che ho in mano io parlo sempre del modello che ho in mano io, e purtroppo è una caratteristica che troviamo anche probabilmente nella punta qua della che c'è sulla pancia del velivolo. Infatti vedete che anche qui non è molto molto a posto. E anche dall'altra parte, ve lo faccio vedere dall'altra parte,
anche se un po' meno nella parte destra che nella parte sinistra. Questo dà un'impronta già poco bella al velivolo. Quando questi modelli hanno questi difetti, questi problemi, non è mai una bella cosa. Però la livrea in sé è riportata nei colori e nelle tonalità, è riportata fedelmente. Le parti azzurre, con tutte le stelline, lo stemma del cavallino rampante, la parte della sommità della deriva e del timone, perché è la parte posteriore del timone, argentea, il piccolo radome dell'antenna in nero, vedete? Il piccolo radome nero dell'antenna affogata nella sommità della deriva c'è. Tutti i particolari dell'ala ci sono tutti, sono naturalmente riportati solo, non sono certamente mobili. Qui all'interno vediamo i flap, all'esterno gli alettoni e qua gli slat. Questa parte mobile qui si apriva tutta verso il davanti, che praticamente dava ulteriore portanza al velivolo nelle situazioni in cui doveva assumere degli angoli d'attacco molto, molto forti, molto importanti, in questo modo. Vedete? Il velivolo viene presentato con due serbatoi pylon. Nella parte inferiore troviamo per l'appunto tutti i particolari di quella superiore, con in più la tinteggiatura azzurra con le varie stelline caratteristiche di questa livrea. Le coccarde sono al loro posto, anche la parte inferiore degli elevoni praticamente è a posto, anche se questi non sono proprio degli elevons, ma questa è ancora la versione con i piani di profondità mobili. Non mi pare che sia quella con gli elevons a movimento completo. Nella fiancata sinistra troviamo, partendo dalla parte anteriore, troviamo su sfondo rosso lo stemma, la dicitura cavallino rampante classica in nero, il simbolo, il numero dello stormo, il quarto, il simbolo della bandiera italiana e il 20 che caratterizza questo velivolo in particolare. E qua sotto ai piani di coda vediamo piccoli piccoli i numeri della matricola militare, li vedete in rosso? Quelli ci sono lì. Appena sopra allo scarico del carburante d'emergenza, che è quella piccola astina rossa, quello era lo scarico del carburante d'emergenza. O meglio, lo scarico d'emergenza del carburante, che è ancora più comprensibile. Ecco, mentre nella parte sinistra abbiamo specularmente la parte destra, con l'unica differenza sulla tip dell'ala, vedete, ve la mostro un pochino meglio, ecco, del tubo di Pitot. Nella parte frontale abbiamo il classico muso dell'F86, questo era un velivolo piuttosto prestante, poteva volare a velocità prossime a quelle del suono, anzi in picchiata raggiunse più volte il muro del suono, e aveva, come vedete, un'ala a freccia di 45 gradi, questo angolo qui era di 45 gradi, con un profilo, come ho già detto poco fa, molto prestante, molto particolare, abbastanza sottile e soprattutto simmetrico, che dava una scarsa resistenza, però con una portanza abbastanza accentuata per un jet. Bene, e mi pare che ci sia tutto sul velivolo. Cos'altro dire? La parte interna del
la parte interna dell'abitacolo, ve la mostro, la illumino un pochino perché altrimenti non si vede nulla. La parte interna non è riportata granché bene, cioè praticamente si vede il seggiolino, sì, c'è il cruscotto, forse lo vedete, il cruscotto argenteo, e beh, vabbè, dai, c'è anche abbastanza, ma va abbastanza bene. Perfetto. Da notare anche questi due diruttori sulla mediana. Vedete questi due diruttori, questo e quello opposto sull'ala opposta, che servivano appunto per raddrizzare i flussi sull'ala, che aveva, naturalmente essendo freccia, aveva un certo tipo di andamento, i filetti fluidi avevano un certo tipo di andamento e richiedevano nelle parti d'estremità, in corrispondenza degli alettoni, che i flussi venissero raddrizzati. Sì, è un modellino fatto bene, bisogna dire quello che è. Ora ve lo mostro insieme con quello della Italeri, che vi ho fatto vedere prima, che lo metto qui. Prima però lo metto anche questo sulla base, lo mettiamo qui, così la collaudiamo anche. Vediamo un po' se ci sta, perché anche questo è importante. La sua sede è qui. Perfetto. Eccoli qua. Questo è quello della Italeri. Questo è quello della Italeri. Questo è quello della Centauria. Li mettiamo uno di fronte all'altro. E come potete vedere, sono praticamente identici all'infuori che la pianta alare di quello della Centauria è leggermente più affusolata. Vedete che la radice alare è meno estesa, mentre qua l'ala è più tozza. E soprattutto ci sono le sbavature, in questo ci sono le sbavature di cui vi parlavo prima, che qua non ci sono. In compenso, tutta la verniciatura dei montanti del tettuccio, del canopy, sono più fini su questo velivolo della Centauria, invece che su quello della Italeri. Per il resto non ci sono differenze evidenti. Tutti questi... c'è un'altra evidenza. Sul velivolo della Italeri non è riportato il tubo di pitot in estremità e non è riportato questo particolare dello scarico d'emergenza del carburante. E quindi il velivolo, il modello della Centauria ha dei pregi e dei difetti che io nel mio modo di vedere compensano, i pregi compensano i difetti, quindi direi che a livello di voto dovrebbe essere più o meno come se non avesse né l'uno né l'altro. Quindi se fosse un modello fatto come si deve e insomma senza i rilievi che gli ho fatto io durante la presentazione. Ok, mettiamo via il modello della Italeri. Ora prendiamo quello della Centauria, che è in analisi, e vediamo di chiudere questo video, che forse si è allungato anche un po' troppo. Bene, siamo giunti al momento dei voti. Io direi che il modello in sé è fatto abbastanza bene. Ha questi problemi di verniciatura in queste parti in evidenza, purtroppo, però direi che complessivamente i particolari riportati, come particolari intendo il tubo di pitot, i serbatoi alari, lo scarico rapido del carburante, che su un modello come quello della Italeri, che è una ditta piuttosto importante, piuttosto famosa per fare modelli fatti bene, e direi che questi particolari compensano abbastanza
le sbavature di verniciatura che ci sono qua e là. Quindi io direi che i voti per questa uscita sono 9 al package, perché era perfetto, quindi non ho nulla da recriminare. 9 al fascicolo, perché anche questo era fatto bene e trattenuto e tenuto in forma dal cartoncino, quindi è arrivato praticamente perfetto. E un 8,5 al velivolo, che al modello, che praticamente sì, è fatto bene, benino, via, mettiamola così, e merita comunque un voto abbastanza alto. Naturalmente la media di questi voti la vedrete come al solito dopo la fine di questo video. Ci sarà la tabella che riporterà questi voti e vedrete lì la media effettiva di questa effettiva completa di questa uscita. Non mi resta che ricordarvi di mettere un like a questo video se vi sarà piaciuto, di iscrivervi al mio canale, di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che io farò una di queste cose. E vi ricordo anche che io sono il Robby Fly. Questo è il canale Fly Robby Fly, e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima uscita. Ciao ciao!